Fragile August, che è tra gli organizzatori di questo incontro di oggi, insieme all'Associazione Banca di Gratuito e all'Associazione Ofelo, e che questo convegno, io protagonista del mio futuro, il Dopo di noi, durante noi, che è stato realizzato grazie alla collaborazione del CSE Pomar, grazie al sostegno della Fondazione Caifano. Oggi abbiamo con noi il dottor Fabio Rombari, che è il presidente e che sono in radio, un saluto, e con il patrocinio del Comune di Fano, grazie al patrocinio anche delle Regioni Marche. Un convegno quindi che unisce già una rete istituzionale e che spero che unisca anche una rete sociale, e senza la quale non possiamo immaginare realmente un dopo di noi per una persona con disabilità intellettiva. Se anche la rete istituzionale, che è espressa in maniera importante all'interno di questa sala, già funzionasse e fosse perfetta, sicuramente ci sono tutti i presupposti perché si vada verso questo obiettivo. Se mancasse però una rete sociale fatta di persone, cittadinanza, fatta di persone normali, di baristi, di impiegati, di colleghi di lavoro, che non hanno il senso, non avessero il senso dell'impegno etico che c'è nel rendere questa società inclusiva e davvero aperta a tutti, comunque dopo di noi, durante noi, comunque il la possibilità di una persona con fragilità di essere protagonista del futuro non ci sarebbe. L'anno prossimo è un anno che sarà importante per la nostra associazione, saranno 25 anni di storia associativa, e è un anno che è importante per un percorso, che è il percorso della possibilità che hanno le persone con disabilità intellettiva di essere libere. L'anno prossimo si celebreranno i 40 anni dalla legge Battaglia, il 13 maggio del 2018. E voi sapete che prima di quel momento la vita di una persona con disabilità intellettiva, e non interessava neanche che fosse lieve, medio o grave, le categorie sulla base delle quali siamo abituati a pensare adesso in questa condizione, veniva giocata su due caselle, che era la scuola speciale e l'istituto, dove queste persone vivevano per tutta la vita, non c'era una possibilità di vita diversa. C'è stato sicuramente un movimento culturale che ha portato a una grande istanza di libertà, che in quegli anni ha smosso e serpeggiava per l'Italia, che ha portato ad una riflessione importante di una persona che era Franco Battaglia, a cui quello che aveva studiato fino a quel momento e quello che aveva visto fino a quel momento, Battaglia era un plurilaureato, era una persona veramente in gamma, no? Aveva studiato tutto quello che c'era da studiare sulla disabilità. Eppure quando ha iniziato a guardare in faccia le persone con disabilità che doveva seguire, che doveva accompagnare come direttore dell'istituto psichiatrico, ha sentito che questa cosa andava stretta, che doveva esserci una possibilità di futuro diverso. Allora io credo che le parole che oggi rilanciamo con il titolo di questo convegno, io protagonista del mio futuro, non dobbiamo solo immaginarle nella possibilità di una persona con disabilità intellettiva di essere protagonista del suo futuro, e questo senz'altro ce lo diciamo e lo immaginiamo perché è un diritto che la persona con disabilità ha, ma dobbiamo immaginarlo soprattutto declinato su di noi, sulla possibilità che noi abbiamo oggi, noi istituzioni, noi cittadini, di essere protagonisti di un futuro, di un percorso, di una storia che può essere diversa da quella che è adesso e che passa attraverso il diritto e il riconoscimento del diritto di un'utenza fragile, di persone con fragilità, lo abbiamo detto prima, siamo tutti noi, di essere sostenuti nel proprio percorso. L'articolo 3 della Costituzione, che come sapete è del 48, quindi che precede di 40 anni ancora la legge Battaglia, riconosceva il diritto di tutte le persone ad essere sostenute in un percorso di uguaglianza, ad essere sostenute nella parità dei diritti, obbligando la cittadinanza, obbligando la Repubblica, cioè obbligando tutti noi, non obbligando le istituzioni, a rimuovere gli ostacoli che impedissero il pieno svolgimento della vita. Siamo in questo percorso, siamo in un percorso che è iniziato dalla Carta Costituzionale, è iniziato senz'altro molto prima dal riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, che è proseguito con la legge Battaglia, almeno all'interno del nostro ordinamento, che ha rilanciato in maniera molto forte l'attenzione sulla possibilità di una vita libera e dignitosa di una persona con disabilità intellettiva di fuori di contesto
analizzando. È stata rilanciata di nuovo dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è legge dello Stato, no? Non è una roba strana che succede da qualche parte del mondo, è la legge 18 del 2009. Ed è stata ancora ripresa dalla Commissione ONU. Voi sapete che l'Italia ha sottoscritto il protocollo aggiuntivo nel momento in cui era ratificata la Convenzione ONU e si è resa disponibile ad essere monitorata nell'attuazione della Convenzione ONU, nel proprio ordinamento. L'anno scorso, ad agosto, sono arrivate all'Italia 80 raccomandazioni da parte della Commissione, cioè 80 punti rispetto ai quali l'ordinamento italiano, lo Stato italiano si discosta dall'attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che credo abbia una cinquantina di punti. Per cui questo vi dà l'idea del fatto che siamo in un percorso. E in questo percorso ci mettiamo anche l'incontro di oggi. È un incontro nel quale io spero che, lo dico un po' come opportunità, ci scambiamo delle responsabilità che tutti noi abbiamo nei confronti di un percorso che è soprattutto un percorso culturale. Dal percorso culturale si generano le politiche. Dalle politiche generano le pratiche. A volte non è detto che sia così lineare il percorso, lo immagino circolare, come se qualsiasi di questo punto, quindi politiche, culture e pratiche, possa alimentare un circuito che ci porta avanti. Questo è l'auspicio che ci guida qui oggi e che credo abbiamo potuto mettere insieme la appassionata visione di tante realtà istituzionali del territorio e di anche la cittadinanza, no? Io mi auguro e spero che tra chi ascolta oggi ci sia anche qualche persona curiosa, semplicemente curiosa di sapere un po' di più, di mettere un piede dentro un mondo che non deve essere strano o estraneo, ma che è invece molto quotidiano e molto vicino a tutti noi, no? Che è quello delle